al di là della storia, del fare i concerti, dell'identità, ecco, dell'identità Max Pezzali 883, per me la vera molla è quel brivido che si prova quando si scrive una canzone. L'idea era di raccontare il presente, però non dimenticando il passato, cioè comunque non avrei potuto far finta che non ci fossero anniversari, no? Cioè comunque sono 25 anni ed è un anniversario importante, compio 50 anni, quindi insomma c'era questa sorta di doppia ricorrenza, ci sono i pezzi nuovi e ci sono i pezzi che ne hanno portato fortuna nel passato. Per me la radio rimane assolutamente il centro, perché è ancora quell'emozione che quello che hai fatto stia arrivando alle persone. A distanza di 25 anni vedo anche i miei colleghi, il primo passaggio in radio del nuovo singolo, del nuovo disco, dà sempre delle emozioni fortissime. Mi ricordo perfettamente quando andò Hanno ucciso l'uomo ragno, ero in macchina, per me quello significò l'emozione più forte, perché voleva dire che da quel momento in poi il disco era in giro e qualcosa sarebbe dovuto succedere e poi sarebbe successo. Vista professionale, per me il momento più difficile è stato il Festival di Sanremo del 2011, quando, essendo stato escluso, no, poi non siamo arrivati alla serata finale, io me lo ricordo come la più grossa debacle, diciamo così, professionale. Sono quelle robe che ti fanno pensare magari che forse è ora di appendere il microfono al chiodo. È cambiato tutto l'anno dopo, quando la riedizione di Hanno ucciso l'uomo ragno, fatta con l'aiuto di tutti i rapper più forti del momento, diventò quello talmente un successo che mi fece capire che forse c'era ancora spazio per raccontare delle cose. Manetti Bros sono, almeno per me, sono quasi membri della famiglia, tra virgolette, perché noi abbiamo cominciato a lavorare insieme sul finire degli anni 90, insomma ci siamo frequentati a lungo nei videoclip, anche quando non è stato possibile fare dei videoclip insieme, comunque ci siamo sempre visti, ci siamo sempre sentiti, e quindi era naturale che prima o poi ritornassimo a lavorare insieme. L'idea del videoclip è stata clamorosamente loro, questa idea di fare gli eroi dei film d'azione, uno ispirato a Indiana Jones, l'altro ispirato al Tom Cruise di Mission Impossible, l'altro ispirato a James Bond, è proprio frutto di una mente cinematografica con quei miti di riferimento che sono anche i miei, quindi è identificare le caratteristiche dei tre personaggi, cioè di me, Francesco Renga e Nek, e adattarli a dei personaggi vicini anche, no? È venuto molto molto bene anche per quello, perché sono centratissimi i personaggi. Ripensare all'epoca degli 883 con Mauro Repetto è per me ripensare a uno dei più bei periodi della mia vita, un periodo di dispensieratezza per certi versi, ma anche di preoccupazione per il futuro, perché noi cominciamo a fare musica sui banchi di scuola, al liceo, quindi sul bordo del burrone della vita adulta, senza sapere se fossimo in grado di spiccare il volo o se ci saremmo molto più semplicemente schiantati sul fondo. Ed è un po' quello di cui parla una canzone dell'album nuovo che si intitola Volume A1, dice, parla proprio di quello stato d'animo lì che provavamo allora. Ciao a tutti gli amici di fanpage.it, sono Max Pezzali e vi mando un abbraccio fortissimo. Ciao!